Perfetto ragazzacci, allora ecco qui il vostro Diablotex, sono prontissimo per continuare su Persona 5 Royal, anche se sono andato un po' a rilento, però ora si continua. Allora, io ho livellato un po', devo dire di aver livellato un po' e ora magari andremo un po' avanti per quanto riguarda la storia, andremo un po' avanti, vediamo un attimino qui se possiamo aprire la porta, perché sinceramente non lo so. Ok, possiamo aprirla. Sono anche stato avvistato. Fantastico, veramente fantastico. Vabbè, non ci interessa, non ci interessa. L'importante è proseguire. Poi magari tra un po' usciremo da qui, torneremo un attimo nel mondo, diciamo, reale. Proviamo questo attacco, ragazzi. No, così, giusto per vedere se... qualcuno l'abbia messo giù al tappeto, eh? Qualcuno l'abbia messo giustamente al tappeto, ma adesso bisogna vedere il da farsi, insomma. Bisogna veramente vedere il da farsi. Allora, cosa facciamo? Cosa facciamo? Cosa farò? Cosa facciamo e cosa farò, ragazzi? Vediamo un attimino. Sicuramente devo affrontarli, dovrò sconfiggerli, poi vediamo un po' tutto il resto, quello che c'è veramente da fare. Allora, bene, 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 ce l'abbiamo fatta. Ora bisogna leggermente proseguire. Vai, level up, vai, sale di livello anche Morgana. Quindi, allora, siamo qui, c'è qualcosa da rubare, c'è un forziere. E beh, ragazzi, io a sorpresa ho beccato un forziere, quindi anello atomico. Vediamo un attimino di equipaggiarlo, se questo ci sarà consentito, diciamo. Allora, protezione, vediamo, anello atomico, dov'è? Forse accessorio? Allora, noi abbiamo questo, che è, vabbè, anello atomico più... no, lascio quello che ho al momento. Qui cos'è? Cosa c'è qui? Ah, ok, per nascondermi. Bene, però ora bisogna fare tutta un'altra strada. Ah, ma c'è un altro forziere anche lì, ragazzi. E come lo prendiamo l'altro forziere lì? Attenzione, perché ora sono curioso di sapere io, vabbè. Vediamo un attimino qui, non vorrei che magari c'è qualcosa per... datemi solo un attimino, ragazzi, per cercare di inquadrare un po' la situazione qui, eh? Vabbè, non credo, vabbè, per il momento posso anche non andare a prenderlo, però insomma mi dispiace perché volevo... No, sembrerebbe che qualcosa da fare ci sia per forza qui, però potrebbe anche essere che magari più avanti... Però qui sono questi punti esclamativi, insomma, che vabbè, andiamo via per il momento, poi vado sulla strada principale, diciamo. Vai, lui lo affrontiamo senza tanti problemi, eh. Lui lo affrontiamo senza tanti problemi. E spero che veramente non ci siano problemi. Poi magari lì, ragazzi, me la posso girare come voglio per cercare di recuperare quel forziere. Ottimo, così a colpo critico, e lo vedo veramente molto, molto entusiasmante quel colpo critico, perché ogni tanto ci vuole. Diciamo che un colpo critico ogni tanto fa solo bene. 44 punti esperienza, sinceramente, pagano un po' pochino, eh. Se devo essere sincero, io adesso qui voglio anche, come si dice?
evitare lo scontro, non per cattiveria, ragazzi, ci mancherebbe, è che sinceramente voglio, voglio un attimino vedere qui cosa abbiamo, insomma. Io sono sempre curioso di proseguire e di fare tutto, diciamo, tutto sommato, al meglio. Vai, abbiamo rubato anche qui. Allora. Ah, qui si torna solo dietro, ho solo aperto un'altra porta, ma non ho fatto nulla di importante, diciamo, ecco, non ho fatto nulla di importante, però un attimo, qui abbiamo un altro trofeo da rubare, credo anche qui, che bello. Rubiamo tutto, ragazzi. Rubiamo veramente tutto e via. Salta qui. Ora abbiamo. Vabbè, la destinazione credo sia unica al momento. Però ora mi è rimasto sul groppone, diciamo, quel forziere che lì non sono riuscito ad individuare come posso prenderlo. Insomma, veramente, ragazzi, mi resta un po' sul groppone quella cosa lì. Però vabbè, dai, magari più avanti me ne farò una ragione. Ah, non si apre. E vabbè, non è che è tutto così semplice, Joker, eh? Non è che possiamo fare tutto così semplice, aprire le porte appena arriviamo in una zona, insomma, in una stanza, è quello che sia. Allora, qui posso rubare? Non vorrei che scatta l'allarme, però, eh? Qui bisogna stare attenti. おい、ちょっと待てよ。この金ピカ放っとくのか?持ち出すのは大変そうだけど、売れば結構な値になるんじゃないか、これ。おいおい、そんなことのために来たんじゃ。って、お前なんか踏んでんぞ。やばいやつじゃないの、それ。 自分で注意しといてよ。どうする？突っ切って逃げるか。ダメだ。こんなの突っ切ったら大勢呼び寄せちまう。あ、待って、ジョーカーは動けるみたい。すまない、ジョーカー。なんとか抜け出して赤外線を切ってくれ。美術館なら多分搬入用の出口や仕掛けがある。 Bene, ora si dovrà spegnere il laser bisogna spegnerlo perché altrimenti la mia squadra è rimasta, direi, intrappolata, quindi credo che ci sarà qualcosa da fare per trovare questo interruttore, perché non credo, veramente, non credo che sia così semplice trovarlo. Speriamo bene perché sinceramente se no qui si mette un po' male. Lì cosa abbiamo? Vabbè, qui salta giù. Però qui non si può passare, ragazzi. No. C'è per forza qualcosa da fare. È per forza in questa direzione. Ah, ecco, forse posso scendere qui. Ecco, non avevo ben visto. Però devo stare attento perché abbiamo una guardia, eh? Quindi, ok. Cercherò di combattere a questo punto, però sono da solo, ma alla fine siamo uno contro uno, quindi dovrebbe essere più che fattibile affrontare, la battaglia. Ecco, voglio ben sperare che affronto la battaglia nel miglior dei modi, perché uno contro uno, insomma, punta arma, or no, ordini non posso dare nessun ordine. Proviamo a sparare, insomma. Ecco,
Vai. Bene. Trofeo sbloccato. Ho distrutto. Non mi aspettavo di sbloccare un trofeo, ma va bene così. Allora, stiamo calmi, ragazzi. Ragazzi, dobbiamo stare solo calmi e faremo veramente tutto. Stiamo solo tranquilli, non bisogna agitarci. Ecco, dovrebbe essere questo l'interruttore. Credo. Ma sì, premiamo il pulsante. Tanto peggio di così come può andare. Peggio di così, ragazzi, come può andare? Oh, ce l'abbiamo fatta, bene. Peggio di così non può andare, ragazzi. Non poteva andare peggio di così, credo, quindi voglio ben dire. Allora, via Ram. No, Joker, via. Qui. E ora, vai. Vediamo un po', però... Non ho ben capito. Cioè, diciamo che non è che devo premere qualcosina ancora, perché vediamo un po'. E infatti ci saranno altri interruttori da premere, ragazzi. Non è semplice. Ecco qua, bene. E basta. Vediamo un po'. E altri interruttori adesso dove sono? Vorrei sapere gli altri interruttori dove sono, però a questo punto... Che bordello, vabbè, torniamo su. Non credo ci sia altra strada oltre questa. Poi, ah, ecco, ok. Diciamo che innanzitutto scendo, perché secondo me, allora, autoguarigione, riprendiamo energia, perché prima non è andata benissimo con lo scontro qui, via. Andiamo, che faremo, credo che faremo un gameplay abbastanza sofisticato. Allora, via, innanzitutto io cerco di sparare e di distruggerlo, poi allora, via. Insomma, non è che ho fatto molto danno, Allora, vai, proviamo con la staffetta, ragazzi, proviamo con la staffetta, che potrebbe farci comodo, vai. Questo è molto resistente, devo dire che è veramente molto resistente come nemico, ma non so se è così resistente perché non ho eliminato il nemico lì al centro, diciamo. Oppure non è così. Il Joker è debolissimo, ragazzi. Vabbè. Ah, non posso più sparare, va bene. Se non si può più sparare, approfitterò a sconfiggerli picchiando come non ci fosse un domani. Insomma, vai, Joker finalmente, diciamo che si è ripreso, quindi possiamo farlo combattere. E qui, ragazzi, ora sarà lungo il tragitto per sconfiggere tutti questi balordi. E credo che sia veramente impegnativo ora. Devo anche liberare tutto il resto della mia squadra, altrimenti avanti non è che ci si va molto facilmente. Già comunque su persona non è che andiamo veramente molto facilmente. Allora, vediamo un po' qui. Spostiamo il dipinto perché potrebbe esserci qualcosa, infatti. Ma è certo che premo il pulsante, tanto oramai si è capita che dobbiamo liberare tutti, quindi eccoci qui. Sì, ho capito che bisogna riunirci anche a lui, però mi devi dare un attimino di tempo perché dobbiamo visualizzare bene se c'è qualcos'altro da fare, quindi stiamo un attimino calmi, dai.
Oh, ecco qui, ci siamo riuniti, ecco, vedete? Tutto sotto controllo. Quindi ora? Quindi adesso vediamo un po'. Andiamo a cercarla? Che bordello, ragazzi, ora. Ah, io qui ho scoperto, diciamo, un dal nulla ho scoperto un diciamo un tunnel segreto, via. Ah, possiamo scendere, che bello. Che bello. Comunque, ragazzi, Persona 5 è veramente un gioco fantastico. Anzi, dire che è fantastico sto dicendo anche poco, eh. Vai, terminale di controllo, vediamo che cosa dice. Ok. No, la password. Sapevo io che non sarebbe stato semplice, ma è giusta come cosa perché non è che può essere tutto semplice, insomma, qui allora stiamo un attimo tranquilli, eh. Ok. Ah, bene. Allora, ragazzi, vi chiedo un attimino, altrimenti ho paura che non ricordo, quindi meglio fare una foto qui con il cellulare, no? In modo che meglio fare una piccola foto, almeno ricordo i numeri da inserire. Allora, vediamo un po'. No, non vi ascolta nessuno, tranquilli. Ah, basta ascoltare la parola hello, via. Bene, bene, abbiamo sentito tutto, quindi possiamo andare. Ok, andiamo a salutare quel terminale, via. Andiamo subito a salutare quel terminale, che ora sono. Non è che sono curioso, di più. Allora. Ah, ok, me lo dice, quindi inutile che. Ah, io mi sono fatto la foto, non è servita a nulla. Va bene. Va bene. Va bene, diciamo, dai. Ora andrò a riunirmi un attimino al mio gatto. Se. Ah, ma non posso risalire da qui? Ah, sarebbe stato troppo bello, eh? Voi dite, eh beh, sarebbe veramente stato troppo bello riunirmi in facilità. Eh beh, vabbè, comunque è stato facile uguale, va bene uguale. Ok. Rubiamo, rubiamo tutto. Rubiamo tutto. Potrei rubarlo, ragazzi, cosa dite? Potrei? Si può rubare, dite? Io ci provo, eh. Non so cosa succederà, ecco qui. E questo cos'è? Un diamante gigante? No, dobbiamo sconfiggerlo. Dobbiamo sconfiggerlo. Avrò l'energia giusta per fare tutto? Voglio ben sperare. Vediamo un po', vediamo un po' allora. Speriamo di avere la potenza giusta per buttarlo giù, perché sinceramente io voglio solo avere la potenza giusta con i miei personaggi per buttarlo giù, perché lo vedo un po' resistente, lo vedo un po'. Però c'è Morgana che sa il fatto suo. C'è Morgana qui. No, ma possiamo farcela, ragazzi. Possiamo farcela. Credo
credevo che sarebbe stato veramente molto peggio, e invece, via. Vai, facciamo l'assalto, subito, senza pensarci due volte. Non bisogna pensarci veramente due volte, ragazzi. Non bisogna pensare due volte, via. 300 punti esperienza, ragazzi, fosse sempre così. Ah, ok, quindi la prima volta che ne incontriamo una, va bene. Demoni del tesoro, ne vorrei altri, se sono sincero, ne vorrei altri. Allora, sono fantastici, garantiscono molta esperienza e possono essere utili anche per le persone. Ah, ok, persone, giustamente. Ecco. Allora, gli oggetti frangibili potrebbero contenere demoni del tesoro, specialmente quando il livello di allerta è alto. I demoni del tesoro possono apparire anche in incontri normali. Aha! Quindi ora più si combatte, più appaiono questi demoni. Ci vuole fortuna, non è che appariranno così, secondo me. Fantastico, ragazzi, veramente fantastico. Allora, datemi un attimino tempo e vedo un attimino cosa c'è qui e poi torniamo verso l'alto, non vi preoccupate. Ah, ok, no, da qui dove siamo venuti. Stavo ricapitolando con la mia mente, ragazzi. Allora, qui si torna dentro la stanza dove noi, insomma, eravamo prima, e qui è per proseguire. Sembrerebbe che qui sia per proseguire. Attenzione. Stiamo calmi, ragazzi. O no, bisogna stare un attimino calmi. Ok. Potremmo riprendere da qui l'infiltrazione, da come dice, quindi. Allora, menu, ok, il menu è questo. No, sto vedendo un attimino una cosa, ragazzi, R1 per la mappa. Vi dico la verità. Vorrei fare uno scontro. Andiamo un altro po' più avanti, diciamo, dai. Ma giusto perché ho voglia di fare uno scontro e non per altro, veramente. Ecco, questo buco come lo superiamo? È un finto buco, dite? Ah, ok. Era un'illusione ottica, ragazzi, va bene. Era solo un'illusione ottica, va bene così. Imboscata, vai. Vediamo un po' questa imboscata cosa ci porterà. Vediamo cosa ci porterà ora, Che bello. Io vorrei livellare un altro po' qui, vi dico la verità, prima di proseguire avanti, Sono molto sincero su questo. Ok. Vai Joker. 68 punti esperienza. Allora qui la posta si alza, ragazzi, si alza la grande. Allora, qui cosa abbiamo? Vabbè, non credo di trovare qualcosa. Ah, no. Io credevo di non trovare nulla di fondamentale importanza qui dentro, invece nei bagni, nei cessi, diciamo, si trovano anche i forzieri. Ma guardate un po'. Allora, lo strangolino. Ah, vediamo un po' questo strangolino a chi può essere equipaggiato, perché io adesso non so sinceramente. Lo strangolino. Mm.
Lo strangolino a chi può essere equipaggiato, ragazzi? Non so, ora lo scopriremo. Lo scopriremo tra un po'. Ora bisogna solo vedere a chi va. Vabbè. Datemi tempo, se magari è un accessorio da... Allora, vabbè. Non si capisce sinceramente, ma... Vabbè. Lasceremo tutto come al momento. Allora, dove si va? Vogliamo continuare un altro po', ragazzi? Che dite? O vogliamo tornare nel mondo reale per vedere un po' il da farsi? Non so. A scelta vostra, eh? A scelta vostra. Io ve la do anche a scegliere senza problemi. Dai, fai comparire un diamante, ciccio. No, un diamante no, va bene. Non fa comparire un diamante. Purtroppo, dico purtroppo. Io avrei voluto che compariva un diamante, però purtroppo non è stato così, ma va bene. No, perché sono affezionato a tutta quell'esperienza che posso riuscire tranquillamente a prendere, quindi sono veramente emozionato e vabbè. Ecco, questi qui sono tosti, ragazzi, ma lo sappiamo. Sono tosti, ma lo sappiamo, eh. Ok, via. Siamo tosti anche noi, però, quindi su questo non c'è ombra di dubbio. Via. 100 punti esperienza, 132, che bello. Ragazzi, fosse sempre così, fosse sempre così. Un attimo, qui abbiamo ancora da rubare, ragazzi. Qui dobbiamo stare attenti, abbiamo da rubare di continuo. Abbiamo da rubare di continuo, quindi attenzione. Che bello, che bello, che bello, che bello. Che bello, però bisogna stare attenti ora, eh. Ora bisogna stare veramente attenti qui, secondo me, perché... Qui iniziano veramente a dare un po' di problemini, però possiamo cavarcela, possiamo tranquillamente cavarcela. Vediamo un po' se riesco un po' a sparare qui con Joker, perché ho visto che sparando posso... Tolgo veramente più... Oh, su certi nemici, ragazzi, fa sparare, fa il suo effetto, diciamo. Diciamo che veramente no, ne spuntano fuori altri. Sì, ok, sono punti esperienza, però... Vabbè, dai. Giochiamocela, su, dobbiamo giocarcela. Al punto giusto, diciamo, eh. Al punto giusto. Vai, colpo critico, mi piace, mi piace. Mi piace alla grande, ragazzi. Vediamo un attimino di continuare un po', vai. Cocktail Molotov. Non male, non male. Quanti punti? 154. Mi sto abituando troppo bene, ragazzi. Devo stare attento perché mi sto veramente abituando. Mi abituo troppo bene. Allora, io direi che per il momento possiamo tornare nella nostra safe room lì, come si chiamano? Siete d'accordo? Io direi di sì, eh. Io direi di sì, ragazzi. Poi non so voi. Tanto siamo qui vicini. Siamo veramente qui vicini. Posso risalire qui in qualche modo? Dov'è? Ok, posso risalire, dite? Spero di sì, vai. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Quindi torneremo un attimo. Un attimino. Diciamo nel mondo reale. Vediamo, consulta. No, non consulto nessuno. Quindi
Quindi, allora, qui siamo all'entrata, qui ci possiamo trasferire come vogliamo. Lì, ragazzi, devo capire come ci si va. Vabbè. Allora, entrata del museo. Torniamo un attimino nel mondo reale. Torniamo un attimino nel mondo reale. やめんのか。Via. Torniamo giusto un attimino, eh. Ok, abbiamo fatto un bel po', eh. Sì, ok, siamo lontani, ma... Bene. Torneremo prossimamente, promesso, eh. Promesso che torneremo. Allora, vediamo un po' qui. Ci sono dei clienti, ascoltiamo un po' tutto. Ok, vai. Grazie per il caffè. Ragazzi, parliamo un attimino qui, eh. Bene. Io vorrei fare un po' di caffè, vi dico la verità. Perché sapete che il caffè ci dà, diciamo, le boccette lì per ripristinare gli SP, no? Ok. Faccio un po' di caffè, via. Beviamo un po' di caffè, ragazzi, che fa solo bene. Vedete? Eh beh. E aumentiamo giustamente anche i nostri parametri perché il fascino di fare il caffè, ragazzi. Eccoci qui, allora, vediamo un po'. そういえばこの路線だったな。分かっているだろうな。改めて忠告する。これ以上関わるな。偶然見かけただけだ。君に付き合ってる暇などない。これ以上先生のことを嗅ぎ回るようなら、こちらにも考えがあるからな。言いたいのはそれだけだ。Anch'io non ho altro da aggiungere, figurati. Troppo che mi stai simpatico. E beh. Abbiamo qualche esame da fare, vediamo, eh. Brado Kun, fantastico. Allora, di quale celebre artista, si dice che abbia cambiato casa più di 100 volte? Bah, vediamo un po'. Ragazzi, io andrei a Fortuna. Vado al centro, vado qui, vai, vediamo un po'. Io la butto lì, eh. No, non ci credo. L'ho buttata così al centro. Fantastico. Sono stato fortunato, non è che non ero preparato, ecco, sono stato fortunato, ragazzi, un po' di fortuna ci vuole, no? Vorrei dire, insomma, conoscenza, via, aumenta la mia conoscenza.
Ok, abbiamo finito per oggi. Un esame molto breve, meglio, molto molto meglio. Allora ragazzi, cosa dire? Io a questo punto salverò la mia partita, che non dico abbiamo fatto abbastanza, ma abbiamo fatto il giusto, quindi chiuderemo qui questo gameplay di Persona 5 Royale. Io come sempre giustamente vi do appuntamento con i prossimi gameplay per quanto riguarda Persona 5 Royale più altri titoli che porterò qui sul mio canale YouTube. Ciao a tutti, grazie come sempre per il vostro fantastico supporto e alla prossima ragazzi, alla prossima, ciao!